tra nomine mancate, tra indagini della Procura di Pescara, qualche problema ce l'avete? Ma ovviamente su ciò che riguarda l'aspetto giudiziario non entro assolutamente nel merito perché non è né mio costume nemmeno perché conosco le carte. Per quanto riguarda le nomine, stiamo parlando di fatti che possono accadere, di accordi che devono essere ancora cementati. A me interessa annunciare leggi che servono alle imprese e agli abruzzesi. Soprattutto in un momento come questo. In un momento come questo e con la possibilità di accedere al credito anche per le famose imprese che oggi hanno qualche problema, le famose imprese non bancabili, imprese che potranno accedere al credito in tempi molto rapidi, parliamo di circa 15.000 euro, con 2 anni di preammortamento, quindi penso che abbiamo accolto il grido d'allarme che proveniva da questo comparto e abbiamo concretizzato anche con l'aiuto delle opposizioni che ringrazio per la collaborazione a legiferare una legge importante. L'Abruzzo è praticamente quasi tutto in zona gialla. Adesso potrebbe cambiare qualcosa per l'inizio della stagione estiva o per il 15 la costa abruzzese, viste le bandiere blu che sono anche arrivate, può stare tranquilla e si può cominciare con la stagione come è avvenuto l'anno scorso. Dipende solo ed esclusivamente da noi cittadini. Se noi cittadini tutti affronteremo in questi giorni con il rispetto delle distanze, le mascherine, il non assembramento, chiudere anche nelle zone con la maggior partecipazione della cittadinanza, ci godremo sicuramente quest'estate nella sua pienezza.